Woodhouse Chrysler Dodge Jeep Ram is bringing you more this holiday season. Finishing the year with big savings on the entire model lineup during the Wrap Up the Year sales event. Save up to $13,000 off MSRP on a 2024 Ram 1500 Crew Cab Laramie 4x4 for qualified buyers. Explore all our year-end lease and finance deals at WoodhouseCDJRBellevue.com or WoodhouseChryslerJeepDodge.com. This is Woodhouse. With approved credit, tax title license extra. When financed with Chrysler Capital, $299 dot fee due at signing. Stock number BC240134. Offer expires 12/31/2023. See dealer for details. Discover unbeatable deals and convenience at your neighborhood Family Fair supermarkets. Score exclusive deals, earn rewards, join clubs, and clip digital coupons for extra savings all in one place. Our exclusive offers bring savings straight to your card. Explore a wide range of local products that support your community. With easy pickup and delivery options, saving time and grocery shopping has never been easier. Family Fair is all about making your grocery experience easy and affordable and your one-stop shop for all your grocery needs. Family Fair, in your neighborhood. Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti a questo nuovo appuntamento in diretta di Review, siamo felicissimi di stare insieme. Ecco, come già vi avevo promesso, quest'oggi agli studi di Review è venuto il pastore Gioele Mirabelli direttamente da Wuppertal. Benvenuto Gioele, grazie di questa sorpresa. Dio vi benedica, grazie per l'invito, è stato un piacere enorme anche per me. Che bello, siamo felici, finalmente possiamo scambiare da vivo, live, ecco, non più attraverso i video, delle considerazioni che possono aiutarci a vivere questo momento di benedizione e perché no anche di edificazione, di crescita della nostra vita personale con il Signore. Oggi avremo la possibilità di parlare di un tema molto molto importante e vicino, possiamo dire, ad ogni credente e perché no anche a qualcuno che forse si interessa delle cose di Dio ma probabilmente non ha mai dato delle risposte nette, precise, chiare, vissute con esperienza, come proveremo a dare questa mattina, proprio sul tema della Chiesa. Che cos'è la Chiesa, come bisogna intenderla, come la vede Gesù, come in realtà è diventata quando gli uomini si sono cominciati a secolarizzare. Ecco, proveremo ad affrontare varie tematiche, anche perché no, ad affrontare in modo pratico per risolvere alcune problematiche verso cui la Chiesa di oggi è rivolta. In questo momento, come tutti voi sapete, preferiamo però, prima di iniziare, prendere insieme un caffè. Noi facciamo tutte le mattine questa pratica che, a differenza dell'aumento della caffeina, il nostro fisico consente e provvede a darci sempre dei momenti di riflessione. Ovviamente mi sto riferendo al caffè biblico. Amici del Caffè Biblico, buongiorno. Qualcuno di voi si domanderà, ma ancora non vi siete stancati di fare questi video messaggi mattutini? Eh sì, sono 3 anni abbondanti, da quando eravamo in pieno lockdown. Ricordate, sembrano tempi incredibili, li abbiamo vissuti veramente, siamo stati chiusi in casa per mesi, senza poter uscire, senza poter frequentare gli ambienti di lavoro, le nostre chiese. E in quei momenti è nata questa esigenza di condividere il messaggio del Vangelo con coloro che non potevamo raggiungere personalmente. Sono passati più di 3 anni, se andiamo a vedere i primi caffè biblici, e potete apprezzarli sui nostri canali YouTube, tornando indietro nel tempo, nel 2020, scoprirete che ci siamo anche invecchiati. Il tempo passa e qualcuno di voi potrà dire in cuor suo, ma ancora non vi siete stancate di fare questo lavoro? Eh sì, perché un breve video messaggio di 3-4 minuti porta via ore di lavoro. E bisogna prima registrarlo, poi bisogna assemblarlo, poi bisogna correggerlo, poi bisogna caricarlo, poi bisogna diffonderlo. E non è così semplice. E uno si potrebbe anche stancare, è giusto. Ma c'è un verso nella parola di Dio che ci sta grandemente incoraggiando e deve essere di incoraggiamento anche per te in questa mattina. Dice così la parola di Dio in Galati 6, dal verso 8. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene,
perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Ecco, noi non ci vogliamo stancare di seminare il buon seme della parola di Dio. È un incoraggiamento che la parola di Dio rivolge a noi che produciamo questi video, ma è un incoraggiamento rivolto anche a te che diffondi questi video, che ne fai parte ai tuoi amici, conoscenti, colleghi di lavoro, compagni di scuola, familiari, amici lontani e vicini, perché con un semplice clic, una semplice pressione di un tasto, tu puoi spedire il link di questo video a centinaia di persone. Non ti stancare di farlo, non ti stancare di condividere questo breve messaggio della parola di Dio, non tanto per noi, quanto per il suo contenuto. È un contenuto prezioso. Seminiamo per lo Spirito e questo seme porta vita e porta vita eterna. Perciò l'incoraggiamento e la breve riflessione di oggi è: non ci stanchiamo, andiamo avanti, facciamo il bene, facciamo ciò che piace al Signore. Dio ci benedica. Beh, noi siamo testimoni che la tecnologia utilizzata nel modo in cui Dio preferisce che venga usata può essere un grosso aiuto, quindi ringraziamo il Signore per i mezzi e so che anche a Wuppertal nel periodo della pandemia avete messo in campo tutto quello che si poteva fare per arrivare a più persone possibili. Funziona tuttora, sì, abbiamo il culto ancora su Zoom, molto seguito sia dalla Chiesa che da fratelli che ci seguono ormai da parte dell'Italia, su Facebook. Guarda, mi piace molto il concetto che Gesù aveva della Chiesa. Lui disse un giorno: la mia casa sia piena. Alleluia. Ora, il messaggio di Dio deve arrivare ovunque. E ringraziamo il Signore che quelli che erano i mezzi che una volta Satana usava per i suoi scopi, Dio li ha convertiti. Amen. E noi li usiamo per la gloria di Dio, entrando nelle case di chi non ha la possibilità di andare in chiesa, per esempio. Questo è davvero un grande miracolo che Dio ci ha dato oggi. Grazie a Dio. Gloria a Dio. Noi in realtà ringraziamo il Signore anche per la possibilità di arrivare attraverso i televisori, attraverso il segnale satellitare da qualsiasi altra parte del mondo ci stai seguendo, e sei un italiano probabilmente hai scoperto Parole di Vita proprio per sentirti di nuovo a casa nella tua Italia. Noi ti salutiamo dall'Italia, ma soprattutto ti portiamo un messaggio da parte di Dio, da parte del cielo, proprio per consentirti una crescita spirituale, una esperienza, una vita di salvezza in Cristo Gesù. Ringraziamo il Signore perché entrare nelle case non è una cosa semplice, ma sappiamo che questo è quello a cui Dio ci ha chiamato, la chiamata di Dio, Gioele. Quando si fanno le cose per reazione, per imitazione, è un conto, ma quando si fanno per la chiamata che Dio rivolge, questi hanno sicuramente, questa obbedienza ha sicuramente un risvolto completamente diverso. Oggi parleremo proprio di Chiesa. Mi piace argomentare proprio la Chiesa e farlo con Gioele Mirabelli, che è un italiano trapiantato forse da generazioni in Germania e che ha preso la chiamata di Dio sul serio, passando attraverso delle scelte personali, familiari, e oggi sei alla conduzione della chiesa di Wuppertal. Dio ti ha affidato questo lavoro straordinario. Proprio due parole velocissime di presentazione per quanti già non ti conoscono, saranno pochi, però vogliamo... Grazie, spero di essere conosciuto per un uomo che spende la propria vita per Gesù. Alleluia. Questo è quello Alleluia. Che mi interessa Alleluia. Sapere. Alleluia. Sì, sono pastore della chiesa italiana di Wuppertal, una chiesa bilingue, perché grazie a Dio il nostro progetto è arrivare a tutte le razze, le lingue che ci sono non soltanto a Wuppertal, ma ovunque Dio ci chiama. Alleluia. Siamo una chiesa con una diaspora, abbiamo uomini che vanno a prendersi cura di altre realtà intorno a Wuppertal, e noi abbiamo un culto bilingue, nel senso che alle ore 16 di domenica abbiamo un culto in tedesco, e poi alle 17:30 facciamo il nostro culto in lingua italiana. Sono in Germania da molti anni e comincio col dirti che io non avevo idea di diventare pastore, perché essendo mio papà pastore, legavo il ministero a tante cose che non
cioè non mi piacevano. E dicevo, se io dovessi essere pastore come mio padre, soffrire come soffre lui, non voglio farlo. Però quando c'è la chiamata, allora, arriva il ministero, quando Dio ti preserva da scelte che sarebbero potute diventare distruttive per la mia vita, la mia famiglia, ho accettato di buon grado la chiamata di Dio e oggi sono qui testimone che Dio ci ha aiutato, sia me, la mia famiglia, la Chiesa, a risolvere non soltanto problemi esistenziali nostri, essendo all'estero, ma proprio problemi spirituali legati alla passione che abbiamo per predicare il Vangelo, anche lì dove non c'è possibilità. Non abbiamo paura di andare in luoghi dove non c'è nessuno e siamo grati al Signore per questo che ci fa fare ovunque Lui ci manda. Gloria al nome del Signore. Ma se dovessi chiedere a Gioele adolescente che cos'è la Chiesa? Che ricordi hai? Allora, il mio primo ricordo di Chiesa, io vengo dalla città di Crotone e quindi ho avuto, credo, uno dei più grandi predicatori, pastori italiani, fratello Rauti, una scuola pentecostale oltre seria, ma vera, cioè traspareva dalla sua vita la parola. Lui era ciò che predicava. Quindi questo ci ha trasmesso tanto a noi ragazzi. Ma il mio ricordo di Chiesa è la Chiesa di Crotone è nata in una stalla. Quindi oggi vediamo cattedrali anche nel mondo evangelico. Gloria a Dio, se ci sono i soldi, perché no? Ma io sono rimasto legato ai magazzini, ai garage, alle stalle, perché ho visto davvero la gloria di Dio. Ero bambino e mi ricordo questa chiesa fatiscente che veniva usata per i culti pentecostali. Non mi ricordo tanto, ma mi raccontavano i miei genitori che da una parte si sentivano gli animali, ma dall'altra parte si sentiva la gloria e la potenza di Dio, perché Dio si manifestava in un modo incredibile, guarigioni, liberazioni, salvezze, e il mio ricordo è legato lì. Poi ci siamo spostati come locale e stranamente, non so se è una coincidenza ma una volontà di Dio, che la chiesa di Crotone è vicino all'ospedale sempre, sia la vecchia anche la nuova, a fianco all'ospedale. Mi ricordo che il fratello Rauti ogni tanto gli piaceva fare questi, raccontare degli aneddoti, e io mi ricordo molto bene un giorno, ce l'ho ancora davanti ai miei occhi, venne una famiglia dall'ospedale in chiesa una domenica sera dicendo ci hanno mandato qui perché non possono risolvere il problema in ospedale, però un dottore ci ha detto andate nella chiesa evangelica che lì succedono miracoli. Questa è anche chiesa, no? Risolvere il problema della gente. Il Signore si manifestava in un modo incredibile. Ecco, sono nato sotto questa influenza, ho visto davvero la gloria di Dio e il mio desiderio oggi come pastore è che queste esperienze si ripetino. Amen. Ma non emulando quelle gesta, ma è come dice il profeta, la grazia di Dio che si rinnova ogni mattina, voglio vedere cose nuove ogni giorno, quindi la nostra vita deve essere una vita vissuta come in un frullatore, sempre qualcosa di nuovo col Signore. Amen. Perché Dio ci dà ogni giorno qualcosa di nuovo. Ecco, questo è il mio concetto di chiesa. Mi piace molto ricordare il passato, ma oggi voglio qualcosa di nuovo che mi proietti verso il futuro. Amen, amen. Questo è il concetto. Nell'incognito del nuovo, qualcuno potrebbe in un certo senso collocare anche i problemi e la secolarizzazione, come dire, la liturgia nella quale forse alcuni movimenti sono caduti. Ma qual è l'anticorpo spirituale per difendersi da questo rischio? Allora, posso parlare prettamente per la mia esperienza personale. Allora, io amo adorare il Signore nella massima libertà, quindi ho un modo di adorare Dio a casa mia che non è quello che è in chiesa. Però quando sono in chiesa io amo emozionarmi alla presenza di Dio. Amo entrare in chiesa con l'idea di ricevere qualcosa di sovrannaturale da parte del Signore. Ogni domenica, alleluia, ogni volta che entro nel locale di culto, anche quando sono entrato in questo studio televisivo, ho chiesto, Signore, emozionami mentre parlo di te. Amen. Allora, questo mi porta in una realtà spirituale di adorazione, alleluia, e il mio desiderio
di trasmettere alla Chiesa questo senso di libertà spirituale che non può essere legato ad una liturgia, anche se abbiamo un ordine nel culto, no? Cantare, pregare, predicare, però amo che lo Spirito Santo prenda in mano il culto e lo diriga secondo la sua volontà. Ecco perché amo quando Dio stravolge i nostri piani e ogni culto è diverso dall'altro. Io amo anche insegnare alla Chiesa dicendo che noi siamo qui per adorare, e quindi mentre canto adoro, mentre prego adoro, io mentre predico adoro, mentre tu ascolti stai adorando, e queste cose non le puoi legare a delle liturgie, altrimenti poi siamo legati a dei programmi che sono prettamente umani, belli quanto mai, ma credo che questi tolgano un po' di libertà allo Spirito Santo, che deve agire. Mi piace molto il verso, credo che nel capitolo 1 della Genesi, dove dice che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. C'era buio sulla terra, dice la Bibbia, c'erano le tenebre, ma quanto è bello. Vedi, io mi sto emozionando solo a pensare a queste cose, perché quando lo Spirito Santo aleggia su un culto, se ci sono tenebre, se ci sono problemi, situazioni particolari, guarigioni, liberazione, quando lasciamo fare allo Spirito Santo, no? Il risultato è sempre un risultato glorioso, sovrannaturale, onnipotente. Ecco, e queste cose non li puoi preventivare con una liturgia o con un progetto, con un programma. Si apre il culto, si adora il Signore e lo Spirito Santo sa quello che abbiamo bisogno, no? Questo è il mio concetto di culto, di chiesa, oggi. Quando parliamo di chiesa, automaticamente pensiamo, forse siamo indotti quasi con questa forma di struttura mentale, ad immaginare il momento della messa o del culto oppure dell'incontro, ma poi dimentichiamo che in realtà la parola chiesa sta a significare casa, famiglia, quindi gruppo di persone. La Chiesa, intesa come gruppo di persone, questo movimento di discepoli di Gesù, i quali si muovono nel comando di Cristo, ha però un ruolo anche sociale. Negli anni si è visto un po' una lotta verso il ruolo, l'identità sociale della Chiesa. Secondo la tua esperienza, ho capito che ami parlare della tua esperienza in chiesa, perché sì, così insomma eviti di immaginare, ma parli di cose che realmente vivi. Ecco, nella tua esperienza in chiesa, parliamo di Wuppertal e anche le altre realtà, quando eri forse figlio di pastore fedele, poi responsabile di chiesa, la chiesa deve stare nell'attività del mondo, della società, oppure è giusto che si ponga, come abbiamo forse imparato negli anni, su un monte esimersi? Io preferisco fare parlare la parola, no? A noi la Bibbia ci insegna che noi siamo la luce del mondo. Amen. E non l'ha detto un grande uomo qualsiasi, l'ha detto l'uomo per eccellenza. Alleluia. E lui disse, una luce non la puoi nascondere, altrimenti quale sarebbe il senso della luce? Quindi una chiesa deve risplendere nella città dove Dio l'ha posto. Il nostro tessuto sociale va rivalutato proprio con le parole del Vangelo, nel senso, la chiesa deve risolvere i problemi della gente. Quindi noi non possiamo soltanto invitare la gente a venire nelle chiese, ma la Chiesa deve far fronte ai problemi della gente andando nei posti dove la gente è. Un ammalato non potrebbe venire in chiesa, ma la Chiesa deve andare dall'ammalato. Amen. Amen. Un povero, un abbandonato, non può venire in chiesa, ma la Chiesa deve andare, non può, un carcerato non può venire in chiesa, ma la Chiesa deve andare nelle carceri. Quindi questo concetto di Chiesa ha preso così tanto, lo sento così forte, che noi stiamo cercando con l'aiuto dei fratelli nostri che Dio ci ha dato in Chiesa, anche di entrare nel tessuto sociale di Wuppertal a 360 gradi. Noi abbiamo per esempio, una volta l'anno, è stata adesso, non c'è per fatto del Covid, ma ci sarà credo dall'anno prossimo, c'è una grande festa a Wuppertal, nella città di Wuppertal, dove centinaia e migliaia di persone si concentrano nel centro città. E noi lì
ci spostiamo dai nostri locali di culto, chiudiamo la chiesa, cosa che sarebbe assurdo per qualsiasi pastore forse, noi la chiudiamo, andiamo in piazza, montiamo gli strumenti, suoniamo, predichiamo, evangelizziamo e diamo un servizio alla città di Wuppertal. Cioè, a dire, in mezzo a tutta questa baraonda, sappiate che qui c'è una chiesa, qui si adora il Signore e la gente ci aspetta. Quindi i due culti che noi facciamo all'aperto entrano persone che magari non entreranno mai più nella nostra chiesa, ma non mi importa. Noi annunciamo il Vangelo a questa gente. Abbiamo anche centri di bambini abbandonati dove ci chiedono, poco meno di un mese fa, ci chiedono di avere dei culti nostri nei loro centri. Andiamo lì, e in questi, la maggior parte sono bambini di figli musulmani, dove noi parliamo di Gesù. Questa gente in chiesa non verrebbe mai, quindi siamo noi ad entrare nelle loro case, nei loro posti, a predicare il Vangelo, che sembra una piccolezza, ma non è così. Posso raccontarti un aneddoto? Assolutamente sì. Eravamo in Africa nel mese di marzo, e insieme al missionario Samuele abbiamo costruito una chiesa in un quartiere malfamato di Niamey. Approfittiamo per salutare Samuele, sì. Se ci segue, insomma, Dio con l'aiuto della chiesa di Wuppertal e le altre chiese abbiamo costruito questa chiesa e noi due giorni prima dell'inaugurazione siamo andati e abbiamo trovato una cinquantina di bambini seduti. Gli insegnanti della scuola domenicale della prima chiesa del missionario Samuele andavano lì da mesi tutte le settimane a fare lezioni di scuola domenicale a questi bambini figli di musulmani. Quando siamo andati noi, una delle nostre ragazze cominciò a parlare di Gesù e fa una domanda e disse: sapete chi è Gesù? E un bambino alza la mano e risponde: Gesù è il figlio di Dio. Ora Michele, questa frase in un mondo musulmano wow. È una bomba atomica all'inferno. Alleluia. Ecco perché quando Wuppertal va in questi centri musulmani, amen, centri di bambini abbandonati, che non sono prettamente evangelici, per noi è una vittoria perché è Gesù, è Dio che ci manda in questi posti per predicare l'Evangelo. Forse magari non vedremo mai risultati, ma Dio sa ogni cosa. Amen. Questo predicare l'Evangelo, questa chiesa che esce per le strade, è una chiesa libera di predicare il Vangelo e deve trasparire dalle nostre vite. Noi dobbiamo predicare chi siamo e quando parliamo di Gesù la gente deve essere convinta da quello che siamo, non da quello che diciamo, perché predicare è facile, ma predicare in silenzio è molto più difficile, ma il nostro predicare in silenzio traccia la vita della gente. Ecco, questo è il mio concetto vero di chiesa, andare lì dove c'è bisogno. Negli anni la Chiesa di Wuppertal ha anche definito un'identità missionaria. Credi che la Chiesa oggi in Italia debba tornare o debba riscoprire un'identità missionaria? Ci siamo forse troppo imborghesiti? È questo qualcosa su cui vorrei parlare proprio per consentire uno spunto a quanti vivono questa fase. Guarda, io credo che quando Dio dà un ministero, no? Dà anche una formazione nel ministero. Sono convinto che la Chiesa rispecchia il ministero del pastore, quindi viene insegnata, sia le prediche che l'insegnamento escono da un ministero che Dio forma nel tempo. Va bene? Nel 2015 noi andammo per la prima volta nell'isola di Haiti. Ho portato con me alcuni giovani, tra cui Emanuela, mia figlia, che voi avete conosciuto, e altri ragazzi della chiesa. Il mio primo pensiero era salvaguardare questi ragazzi, perché arrivati lì abbiamo trovato una situazione molto pericolosa. Ho detto missione sì, però qua ci vuole un attimino d'attenzione. Questo però, Michele, ha suscitato in loro un risveglio verso i bisognosi e noi da quell'anno non ci siamo fermati più, continuiamo anno dopo anno a prenderci cura dei bisognosi e abbiamo dei progetti che non sono nostri ma che Dio ci mette sulla nostra strada per poter essere utili oltre quello che siamo nelle nostre chiese e nelle nostre nazioni. E se
mi è permesso dire questo, io credo che dobbiamo tornare davvero a rivalutare il mandato di Gesù. Alleluia. Andate per il mondo e predicate il Vangelo. Ora, non tutti possono andare in Africa, non tutti possono andare ad Haiti, non tutti possono andare a Cuba o nelle Filippine, però chi ha questo mandato non deve pensare ad altro che mettere davanti al Signore questa preghiera, e Dio troverà i modi, aprirà le strade, le porte per poter incanalarci verso questo mandato. Ma c'è gente che deve pregare, c'è gente che deve offrire, c'è gente che deve prendere a cuore il fatto delle missioni, perché noi, Michele, dobbiamo diventare, siamo, non dobbiamo diventare, siamo la risposta alle loro preghiere. Loro pregano: Signore, mandaci qualcuno, abbiamo bisogno. C'è gente che ha bisogno di riso, ha bisogno di acqua, ha bisogno di pane. E quando noi arriviamo in questi posti, per loro siamo la risposta di Dio. Ora, se nessuno va, come fanno loro a credere che Dio, Yahweh Jireh, provvede? Ecco perché io con tutto il cuore mi auguro che la Chiesa italiana, perché c'è parte della Chiesa che è missionaria, ma se saremmo di più non sarebbe male, che Dio davvero risvegli questo forte desiderio di prenderci cura di chi ha bisogno. Figlio di immigrati in Germania, italiani che sono andati in Germania, quindi hai vissuto una fase importante, credo che sia una fase che vivono un po' tutti gli emigranti e automaticamente anche gli immigrati. L'accoglienza, il valore dell'accoglienza, l'accoglienza nella Chiesa è qualcosa di molto importante. Leggiamo nei primi capitoli degli Atti, quando si stava costruendo la Chiesa primitiva, un valore d'accoglienza che è stato capace di abbattere le barriere mentali di quei tempi, quelle più radicate, per esempio tra uomo e donna, per esempio tra giudeo e gentile, non c'è più schiavo e padrone. L'accoglienza nella Chiesa ha un ruolo importante. Ovviamente non mi sto riferendo al turno d'accoglienza quando entrano le persone in Chiesa, ma al valore dell'accoglienza che in ogni credente appartenente ad una famiglia dovrebbe esserci. Quanto è importante l'accoglienza? Guarda, mentre tu parlavi avevo una figura davanti ai miei occhi e pensavo: cosa sarebbe una grande scritta hotel se gli ospiti non trovassero stanze in questo hotel, venissero rifiutati? Che senso ha andare in un ristorante e qualcuno ti dica: qua non si cucina? Che senso ha mettere l'insegna se non offrono quello che promettono? Che senso ha avere chiesa cristiana evangelica se non diamo a chi ha bisogno quello che cerca? Questo è il concetto di chiesa, cioè entrare in una chiesa e trovare l'accoglienza dei fratelli. Io mi ricordo quando sono partito dalla Calabria, mi hanno accolto alla stazione di Oberhausen un uomo di Dio, il fratello Sanso, e lui mi ha messo a mio agio proprio dicendomi che la Chiesa avrebbe preso a carico tutti i miei problemi. Hi all, this is Chef Mark with Johnny's Italian Steakhouse inviting you to come in and try one of our fan favorites, the Steak de Burgo. It's pan-seared so we can render all that flavor to create a beautiful, velvety, smooth garlic sauce with fresh herbs and cream. The de Burgo is served with our Johnny's fresh-baked focaccia bread, homemade, our house salad, and if you don't have any plans already, stop on in or call and make a reservation, because we would love to give you a standing ovation with every performance. Johnny's Italian Steakhouse, Village Point Shopping Center, Omaha. Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo. If you're ready to take back control of your life, head to golo.com now and see how Golo can work for you. That's golo.com. My sleep is way better. My
inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's golo.com. Again, golo.com. E io mi sono sentito sicuro, tranquillo, ho detto va bene, ho trovato una famiglia. Alleluia. Questo concetto, in modo particolare, non so in Italia come funziona perché io vengo qui, visito le chiese, ma poi ritorno a casa. In Germania il senso dell'accoglienza è molto sentito perché la gran parte di noi siamo emigranti e allora abbiamo trovato accettazione, abbiamo trovato braccia aperte e quindi come siamo stati accettati noi a braccia aperte con tanto amore dalle chiese, noi dobbiamo continuare a trasmettere questo sentimento di d'amore, di accoglienza, di bene, altrimenti qual è il senso della chiesa se non fosse proprio dare a chi ha bisogno quello che chiedono, quindi accoglienza, amore, ospitalità, quando è possibile ce li corichiamo nelle nostre case, facciamo documenti, tutto quello che è possibile, perché è proprio questo il bisogno che abbiamo noi di dare e loro di ricevere. Meraviglioso, alleluia. Hai parlato di una particolare molto importante, anche prima citando il versetto in cui Gesù stesso diceva che la luce è posta su un monte, se è nascosta perde il suo senso. Quindi hai parlato dello scopo, del senso. Come mai riusciamo a perdere così facilmente lo scopo delle cose? Io credo, guarda, credo che ci stiamo abituando ad una vita molto comoda, spirituale. Non voglio essere frainteso in quello che sto per dire. Io amo la mia chiesa e quando parlo di Wuppertal, della mia famiglia, dico la mia chiesa. Qualcuno mi ha rimproverato un giorno, mi ha detto la chiesa non è tua, la chiesa è di Gesù. Sì, però Gesù è fratello mio. E io ho avuto un insegnamento da mio padre, quello che è mio è di mio fratello. Quindi se Gesù dice la mia chiesa, per me la chiesa è mia. Allora, se noi riuscissimo a fare nostra la Chiesa, nostro l'impegno, credo che vedremmo le cose sotto un altro punto di vista, li vedremmo molto più da vicino e non le vivremmo distaccate le cose, come per dire, vabbè, è suo, il gruppo suo, la musica sua. No, 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 noi dobbiamo riuscire questa luce a portarla fuori abbracciando veramente il vero senso della Chiesa, sentirle nostre. E quando anche, per esempio, non sono impegnato in prima persona, ho un'arma potente che distrugge l'inferno, che è la preghiera. Amen. Quindi devo mettermi in ottica, devo guardare le cose come le guarda Dio. Alleluia. Quindi devo vedere i bisogni che vede Dio e risultare in luce in quelle cose là. Alleluia. Io mi ricordo nel 2003 ho cominciato. I fratelli mi hanno dato una piccola chiesa nella città di Ratingen il 25 ottobre 2003, perché mi ricordo questa data, perché era da pochi mesi che mio fratello era diventato pastore a Oberhausen e funzionava tutto bene, lui era pastore, io ero responsabile della musica, evangelizzazioni, e fece una preghiera al Signore, disse: Signore, io voglio leggere il cuore della gente, non voglio farlo il pastore. Ma quando ho un bisognoso davanti a me, uno che ha bisogno spirituale, io voglio leggere il cuore, voglio risolvere il problema di quella persona. Alleluia. E quindi avevo dimenticato questa preghiera. E quando sono arrivato a Ratingen insieme a mia moglie e ai miei figli, venivano in chiesa soltanto gente bisognosa, e chi era malato, e chi era posseduto, e chi era diviso con la famiglia. E man mano che la chiesa si ingrandiva, e un giorno fece una domanda al Signore: Signore, ma tutti qua li mandi? E lo Spirito Santo mi ricordò: Alleluia. Ma ti ricordi che hai pregato? Alleluia. Che vuoi curare la gente? Ti ricordi che mi hai pregato e hai detto: Signore, voglio prendermi cura dei bisogni della gente? Te li sto mandando, lavora. Alleluia. Ecco, questo è essere luce. Entrare nel cuore della gente, risplendere, portare la parola
Perché guarda Michele, noi non risolveremo i problemi di nessuno. È Gesù che salva, è Gesù che libera, Amen. È Gesù che battezza. Alleluia. Quindi la luce è in effetti è Lui. Noi dobbiamo portare soltanto Gesù nelle famiglie. Ecco che poi questa luce risplende e finalmente riusciamo a concepire il vero senso della Chiesa. Prenderci cura l'uno dell'altro. E Amen. Quando si cantava un coro una volta, quando eravamo bambini, un fuoco inizio a da una piccola scintilla. Io in Germania sarei una piccola scintilla. Con te però le nostre due scintille fanno una fiamma più grande. Poi ci mettiamo insieme ad altri Alleluia, e questo Amen. Fuoco cresce. Alleluia. Questo fuoco cresce. Questo credo che sia il desiderio di Gesù. Quando Dio guarda dal cielo, Michele, non guarda miliardi di locali di culto, non guarda centinaia e migliaia di pastori, guarda un popolo. Gesù guarda il suo popolo. Alleluia. E la preghiera di Gesù al Padre diceva, Signore, mettili insieme. Amen. Fa che trovino un punto di incontro. Magari modi diversi di parlare, vedute diverse, modi di fare il culto diverso. Però quando ti adorano, siano uno. Alleluia. Questo è il desiderio di Gesù. Ecco, questo per me è il senso della luce, risplendere insieme ad altri. Perché il mondo ha bisogno, non la Chiesa, il mondo. Amen, alleluia, gloria a Dio, alleluia. Abbiamo dinanzi un prototipo di Chiesa, leggendo la parola di Dio, un prototipo di Chiesa che ci pone una grande sfida, perché osservando quello che noi viviamo oggi rispetto al prototipo di Chiesa apostolico, viviamo delle difficoltà, ma si affronta sempre, poi alla fine si finisce sempre per affrontare il tema con il grande dilemma del riconoscimento dei ministeri. Noi a Parole di Vita e nella fattispecie a Review abbiamo anche avuto una serie di insegnamenti tenuti dall'insegnante profetico Emilio Orsomando che parlava proprio dell'identikit, quindi abbiamo cercato in qualche modo di porre un piccolo tassello alla costruzione e l'insegnamento su questo tema. Ma a Wuppertal come fate con il riconoscimento dei ministeri? Allora, ora dirò qualcosa che forse per alcuni può sembrare assurdo o irrealizzabile. Pochi mesi fa il Signore mi ha messo proprio nel cuore il bisogno di una scuola di preghiera. Quindi fare insegnamento e dopodiché la scuola di preghiera. Cosa si fa in questa scuola di preghiera? Esercitare i doni e i ministeri. Quindi, Dio mi ha dato la grazia a Wuppertal di avere degli anziani molto basati sulla parola, cioè vivono la parola, esperienza vera della parola di Dio. Hanno attraversato vicissitudini, peripezie, problemi vari, ma oggi sono una testimonianza nella città di Wuppertal. Alleluia. Quindi io mi fido molto di loro. Ma Dio ci ha dato dei giovani, dei predicatori, su cui noi dobbiamo investire. La chiesa di Wuppertal, io sono il pastore principale della chiesa, il pastore senior. Ho due pastori assistenti, molto validi, Marco e Sebastiano. Spero un giorno di farteli conoscere. E poi abbiamo altri... Li salutiamo. Intanto. Sì, li salutiamo, sì. E poi abbiamo altri 6-7 fratelli giovani, di cui credo il più giovane abbia 20 anni, 22 anni. E altri fratelli 40-45 anni, che li stiamo curando, facciamo mentoring, gli stiamo insegnando come presentarsi, come predicare, come prendersi cura di un gruppo. Quindi noi diamo molto valore ai ministeri, perché di perfetto ce n'è uno. I cinque ministeri in un modo perfetto, solo Gesù poteva averli. Amen. Allora, quello che manca a me, Michele, Dio lo dà a te. Amen. E io insieme a te, io col mio ministero, tu col tuo ministero, insieme dobbiamo fare crescere la nostra Chiesa. Amen. Quindi abbiamo bisogno di valorizzare, perché è stata la mia preghiera di sempre, dammi uomini che sappiano ministrare la parola innanzitutto, che abbiano una buona testimonianza e che la Chiesa si fidi come si fida di me. Alleluia. Io sono qui oggi con te in diretta, ma Wuppertal è curata. Ho due pastori lì che curano la Chiesa e altri fratelli intorno a loro che in settimana, la diaspora, li facciamo crescere e diamo molto valore
ai ministeri e al dono che Dio ci ha dato. Abbiamo persone che hanno dono di profezie, parole di conoscenza. Io li voglio sentire, li voglio vedere all'opera. Amen, alleluia. E questo sto chiedendo al Signore, che li faccia uscire. Amen. Ho un gruppo di preghiera, per esempio, di una decina di persone, per lo più quasi anziani, che quando c'è un problema di liberazione, di possessione, abbiamo una chat, li chiamo, ci incontriamo. Gloria, cioè, a Dio. Ragazzi, stiamo parlando di fare fruttare. Alleluia. Gesù ha detto, si vede dal frutto. Amen. E i frutti quali sono? Alleluia. Quello che lo Spirito Santo dà alle chiese. Ora, se io questi frutti me li tengo seduti in chiesa, che senso ha averli? Allora, se Dio li manda nella nostra chiesa, io devo avere dallo Spirito Santo quella libertà di poterli guidare, insegnandoli a espletare quel mandato, quel dono, quel ministero. Se c'è una cosa che io non ho, Michele, lo dico senza vergogna, non ho la frenesia di predicare. Credimi, non ho, perché sto cercando di fare crescere altri ministeri. E lo dico in diretta, senza vergogna. Io predico 2 volte al mese a Wuppertal. Ci sono altri fratelli che predicano, perché li voglio far crescere davanti a me, fratelli e sorelle. Ti faccio un altro esempio. Mi chiamano da Berlino, da Monaco, vogliono consulenza spirituale. Chiamo le sorelle, dico, sorella, c'è una sorella a Berlino che ha bisogno di qualcuno che gli stia vicino. E facciamo consulenza spirituale, curiamo le anime. Alleluia. Una di queste, il 24, abbiamo i battesimi, si battezzerà. Gloria a Dio. Per dirti, no? Noi dobbiamo dare valore, perché tutti i pastori desiderano. Ma io non posso dire, Signore, dammi dono di guarigione a me, dammi discernimento, dammi... Allora, quello che Dio non dà a me, lo dà agli altri. Allora, io devo aprire gli occhi per vedere quello che Dio mi sta mandando e valorizzarli. Sembra un'utopia, ma voi per te lo funzioniamo così. Gloria diamo spazio... ai doni e ai ministeri che Dio ci ha dato. Ovviamente noi stiamo mettendo in campo queste caratteristiche, potrebbe sembrare autoproclamazione, autosponsorizzazione, ma lo stiamo facendo con l'unico obiettivo di porre l'attenzione sul modo che Dio ha di benedire, il modo che Dio usa per benedire i contesti che Lui preferisce. Le chiese, in alcuni casi, hanno proprio questa caratteristica, la famiglia che nella collegialità si compensa e raggiunge un obiettivo unico. Ecco, il fatto che in questo momento ti stavo appunto per chiedere le donne nel ruolo ministeriale cosa c'hanno, ma tu hai subito, già mentre alla conclusione della tua risposta stavi appunto citando il ruolo discepolato che hanno alcune donne verso altre, ma noi sappiamo che Dio non ha riguardo nemmeno di fronte al sesso quando si parla di ministerio, di servizio. La cosa importante su cui vorrei quindi portare la nostra attenzione è comprendere che la Chiesa, fare Chiesa oggi è una corsa, è una battaglia, una partita di squadra e non una corsa singola, un arrivismo personale. Quanto è importante riuscire ad imparare a togliere l'individualismo, l'egoismo dalla leadership della Chiesa? Noti che può rappresentare in qualche contesto un freno importante? Guarda, io ho imparato tanto dai miei mentori. Un giorno sono stato messo in crisi da una domanda. Un pastore mi disse, chi è il tuo padre spirituale? E mio papà ormai non c'era più, era col Signore, quindi è venuto a mancare lui, mi è mancato il padre spirituale. E mi sono trovato, mio malgrado, pensavo di essere un leader, ma in quel momento mi sono sentito solo. Solo. E ho imparato, Michele, che leader, capo, vuol dire quando chi ti segue perché vede in te qualcosa, qualcuno, e non perché è costretto dalla tua leadership o dal tuo modo di essere. Come un capo famiglia, un marito, no? La moglie non è che ti segue perché sta bene economicamente o altro, ti segue perché abbraccia la tua visione e insieme crescete la famiglia. Una chiesa funziona così. Ha bisogno di un leader,
ha bisogno di un uomo di carisma, ma ha bisogno anche di altre persone, uomini e donne, perché quello che Dio ha dato a me, l'ho dato a me, ma a mia moglie, a mia figlia, alle donne, hanno delle caratteristiche che io non potrei mai arrivarci. È un lavoro che devono fare loro. Alleluia. E quindi io credo che la parola di Dio, come dico spesso, la parola di Dio è il nostro livello. Dio ci equilibria e ognuno fa quello che è stato chiamato a fare. Alleluia. Senza rubare il posto a nessuno. O che sia donna, che sia uomo, che sia un bambino, un adulto, un anziano. Io ho riscoperto l'entusiasmo in un fratello anziano che, avendo tutti gli adulti impegnati nella diaspora, ho detto a lui: vorresti prenderti cura di questo gruppo? Guarda, è rinato completamente. È rinato completamente. Ha riscoperto che servire Dio non ha età. Insieme alla moglie, altri giovani stanno facendo questo lavoro. Quindi, indipendentemente da chi è, se Dio ti dà un dono, un ministero, non posso chiudere le porte. Devi lavorare con il Signore. Alleluia. E poi noi abbiamo anche proprio il movimento femminile che lavora molto bene, molto bene. E quando la sorella fa le sue conferenze mensili, io gli chiedo sempre, lo fanno di sabato, domani lo porti in chiesa. Quindi domani quello che hai predicato qui lo predicherai domani tutta la chiesa. 10 minuti, 15 minuti, come Dio ti guida. L'importante è che tu sviluppi quello che Dio ti ha dato. E approfitto per questa tua cosa ultima che hai detto. Ma è vero che stiamo vivendo un tempo in cui il Signore sta chiamando le donne a riprendere la propria identità, lo spazio per cui sono nate all'interno della Chiesa? È stato sempre negli anni contrastato il ruolo della donna, no? Io spero che Dio non le stia chiamando a prendere il nostro posto. Sennò sarebbe una tragedia. Però non posso, per noi, non posso nascondere il ruolo importante che mia moglie ha nel mio ministero. Parlo per me. Io sarei efficiente al 50%. Mia moglie non ha nessun lavoro in chiesa, per scelta. Ha deciso di seguirmi, visto che siamo molto impegnati, sempre in viaggio. Tu oltretutto hai anche un lavoro secolare, sì, quindi dire, sei iper impegnato. Sono a tempo pieno. Sono veramente a tempo pieno, c'è il mio tempo è pieno. E quindi mia moglie ha un ruolo importante nella mia vita. Adesso Emanuela ha questa chiamata alla missione insieme al marito, e ci sono altre donne. Alleluia. Che per me, Michele, la Chiesa è un cantiere aperto. Amen. Cioè è un cantiere aperto. Bello, sì. E Dio sa chi deve fare cosa, dove farlo, quando farlo. Quindi noi non possiamo dire una donna sì, un uomo no. L'opera è di Dio, non è nostra. Amen, amen, amen. L'opera è di Dio. E quando Dio mi dice zappa qua, in questa vigna, io zappo qua. Poi magari Dio mi sposta e mi dice fallo là. E lo dice a Michele, lo dice a Marianna, lo dice a Mariella, lo dice a Emanuela. È Dio che decide, amen, chi fa cosa, dove farlo. Amen, amen. E se io da uomo vedo che quella donna di Dio sta operando nel nome del Signore e sta lavorando bene, io prego per lei, non soltanto prego per lei, ma prego per lo sviluppo suo e del lavoro che Dio le ha dato a fare. Amen. Alleluia. Tutto questo, Michele, porta beneficio alla comunità e alla Chiesa di Gesù. Alleluia. Giusto per completare la definizione appunto di ministerio, i ministeri vengono affidati agli uomini, alle donne, per l'edificazione della Chiesa, quindi questo è lo scopo finale, principale, certo, e finale per cui noi siamo al servizio di Dio. Io vorrei chiederti, a parte in una nostra chiacchierata preliminare mi hai espresso una frase molto molto interessante che vorrei proprio riprendere. Noi siamo sostanzialmente chiamati a parlare di quello che viviamo. Quanto è importante la sincerità, certo, all'interno della Chiesa. Diciamo in ogni campo, ma la Chiesa ha bisogno di vivere la sincerità. Uno dei miei mentori un giorno mi disse: un giorno avrai il diritto di parlare, Dio
ti darà il diritto di parlare. L'esperienza, l'unzione, il ministero ti porterà a e ti darà il diritto di parlare. Ora, questo mi fa comprendere, Michele, che noi dobbiamo scoprire lo scopo che Dio ha dato alla nostra vita. E quindi, se io parlo e lo faccio in nome di Dio, non posso raccontare di me. Io devo praticare quello che predico. Amen. Alleluia. Quindi, se io parlo d'amore, la gente deve dire, sta parlando d'amore. Se parlo di missioni, deve dire, è un missionario. Se parlo di risveglio, devo essere un uomo di risveglio. Alleluia. Se predico sui miracoli, devo credere nei miracoli. Alleluia. Se predico sull'unzione dell'olio, devo credere in quelle cose lì. Quindi io devo tornare a essere quello che la Bibbia dice di me, Alleluia. Uomo di Dio. Alleluia. Quindi il mio ministero deve funzionare prima a casa mia. Amen. Con mia moglie e i miei figli. Altrimenti non può funzionare in chiesa. Allora io devo essere quello che dico di essere, perché parlare è facile, ma dobbiamo vivere quello che predichiamo. Amen. Un mio amico mi disse un giorno, sai Gioele, alcune famiglie storiche della chiesa mi hanno lasciato e non vengono più. E io mi sono sentito di dirgli, sai, probabilmente perché? Perché stiamo tendendo a diventare dei predicatori più che pastori. Perché noi siamo chiamati ad essere pastori e il pastore deve curarsi la pecora, deve prendersi cura della pecora. Perché probabilmente i predicatori che io ho in chiesa, i miei pastori, sanno predicare molto meglio di me. Ma la cura Dio l'ha data a me. Allora io devo essere quello che la parola mi dice di essere e vivere quello che predico. Quindi se uno ha bisogno di me, non devo dire dal pulpito, fai, prega, vai in chiesa, metti l'offerta. No, no. Dobbiamo, e mi disse, non so se posso dirlo qui in televisione, questo fratello, che questo pastore è un pastore, è morto a 95 anni dagli Stati Uniti, un italo-americano, mi disse, il pastore deve puzzare di pecore. Il senso di questa frase è molto profonda, perché quando io predico, la Chiesa deve vedere se quello che predico lo atto alla mia vita, una vita fatta di parola, perché chi ha insegnato, chi mi ha dato il ministero, è un uomo di parola, Gesù era un uomo di parola, cioè Gesù era un galantuomo. Amen. Quello che diceva faceva, il suo sì era sì, il suo no era no. Allora, il mio ministero deve rispecchiare questo, che poi siamo umani, ok, ci nascondiamo, non siamo perfetti, ma almeno dire, Signore, io ci sto provando, aiutami, ci sto provando a cambiare le cose. Ecco. E la Chiesa sa se un pastore è sincero o non è sincero, se ha bisogno, di cosa ha bisogno. E la mia mansione non è tanto quella di mettere in risalto il mio ministero, ma sviluppare la Chiesa, perché dobbiamo prepararla al glorioso ritorno di Gesù. Incontro con Gesù, amen. Quello è il nostro scopo. Grazie Padre, alleluia. Io vorrei in chiusura chiederti, Pastore Gioele, un messaggio, se c'è un messaggio da lasciare alla Chiesa. Hai un piccolo, dicevi, una raccomandazione che vuoi lasciare alla Chiesa italiana. Noi vogliamo proprio ascoltarti col cuore, proprio pochi minuti, pochissimi minuti, perché abbiamo pochi minuti. Non dammi libertà, perché sono un pentecostale, quindi... Gloria a Dio. Vorrei... Quella è la camera a cui puoi rivolgerti. Sì, vorrei... C'è un passaggio molto conosciuto nella parola di Dio, quando il profeta Elia sfidò i profeti di Baal. E mi piace molto questa storia biblica, perché riscopro che ogni volta che Dio ha bisogno di qualcuno, lo trova sempre.
Quindi non mi preoccupo, non credo che le cose stanno andando male nella Chiesa, non posso crederci. Non credo a quanti si lamentino, perché so che la Chiesa è di Gesù Cristo. Lui ha detto: io sto edificando la mia Chiesa e le porte dell'inferno non la potranno distruggere. Quindi Dio troverà sempre degli Elia disposti a pregare l'Iddio del cielo, a mandare risposte ai nostri bisogni. E quando Elia pregò una preghiera così semplice, e io amo molto la preghiera semplice, lui disse: Signore, dimostra chi è il vero Dio qui. Dimostra se io sono un uomo spirituale, dimostra se quello che predico è vero o meno. E allora, appena finisco di pregare, manda il fuoco dal cielo. E la Bibbia lo dice che appena Elia finì di pregare, il fuoco scende dal cielo e consumò l'olocausto. E quindi il mio incoraggiamento per quanti ci stanno seguendo: non vi scoraggiate. La Chiesa è nelle mani di Gesù, non vi scoraggiate, preghiamo per i nostri pastori, per i nostri leaders, per i nostri capi, che Dio ci dia saggezza e scrupolosità nell'ammaestrare la Chiesa, perché abbiamo bisogno di uomini e donne come Elia, infuocati della parola, non del posto, non tanto del ministero, che lo apprezziamo, ma infuocati dalla parola, dalla presenza di Gesù. E torniamo a farci emozionare quando leggiamo la Bibbia, torniamo ad emozionarci quando preghiamo, perché la benedizione di Dio passa anche attraverso le emozioni. Dio benedica la vostra vita, benedica le vostre case, le vostre famiglie e le chiese, la Chiesa italiana in generale, e che Dio mandi davvero un risveglio potente, perché ne abbiamo davvero bisogno. Alleluia, grazie Padre, grazie Pastore Gioele, grazie per questo tempo passato insieme. Siamo veramente felici di aver scambiato questi insegnamenti molto interessanti che abbiamo posto e abbiamo anche trasferito con un fare molto colloquiale, ma noi sappiamo che questo sistema arriva a molte persone, molte più persone del fare, diciamo, come inquadrato, preparato e liturgico, e perché proprio così l'Evangelo è semplicità. Cristo parlava di cose semplici sulla terra, leggendo la parola vediamo proprio questa forma di insegnamento, arriva ai cuori e noi desideriamo proprio somigliare a Cristo. Grazie per questo grazie tempo, a te, vuoi tu portare i nostri saluti di Review e del pubblico a tutta quanta la Chiesa? Lo farò senz'altro, è stato un piacere. Grazie per questa visita. Ringraziamo anche voi, è stato veramente un bel tempo e vi diamo appuntamento, a Dio piacendo, ad una prossima puntata di Review. Intanto vi suggeriamo di continuare a seguirci anche dai social, dal nostro canale YouTube, dove è possibile trovare tutte quante le puntate di Review, anche quelle passate, e se desiderate c'è anche possibilità di trovare gli approfondimenti sui ministeri a cui abbiamo fatto riferimento. Intanto vogliate ricevere i nostri saluti e Dio vi benedica grandemente. Pace del Signore. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.